Trame 2020 al via il progetto Algagini. Presso l'Aula Magna del Liceo Artistico Antonello Gagini di via Piazza Armerina è stata presentata stamane la quarta edizione del progetto Trame 2020. Il progetto per il quarto anno consecutivo è stato avviato grazie alla rete di collaborazione tra Assessorato alle Politiche Giovanili e per l'Infanzia, Siracusa Città Educativa, Neuropsichiatria Infantile, l'Istituto Gagini e da quest'anno con il coordinamento Coprodis per includere tutte le disabilità attraverso laboratori artistici formati da esperti, docenti e gruppi di studenti che potranno avviare un percorso sperimentale di relazione e contatti. Erano presenti le autorità locali, la responsabile del servizio officina educativa Caterina Galasso, la referente del progetto Rossana Geraci per neuropsichiatria infantile ASP 8 i dottori Rio Bianchini e Mariangela Valenti, per il Coprodis la presidente Lisa Rubino, la preside Giovanna Lastrano dell'Istituto Gagini e la professoressa Paola Messina. Nutrita partecipazione degli esperti che seguiranno le attività dei ragazzi, tra questi la psicologa Letizia Lampo, il professore Giuseppe Forzisi, l'architetto Totò Melita, la dottoressa Roberta Tarantello. Sì, è il quarto anno consecutivo che avviamo il progetto Trame in collaborazione con il Comune di Siracusa e con la neuropsichiatria del servizio proprio rivolto all'infanzia della ASP di Siracusa. E progetto Trame è rivolto a ragazzini affetti da autismo. Quest'anno verrà ampliato anche verso altre forme di disabilità, in quanto abbiamo visto negli anni che c'è stato un grande riscontro da parte delle famiglie e degli studenti stessi dell'Istituto Gagini. E mira a creare dei percorsi che sono realizzati in collaborazione con gli studenti del Gagini, rivolti a questi ragazzi che hanno queste difficoltà, proprio per concentrare l'attenzione sulla produzione di opere artistiche. Attraverso queste opere d'arte che poi alla fine dell'anno scolastico verranno anche messe all'asta in un'asta pubblica rivolta alla cittadinanza, i ragazzini esternano le loro potenzialità. Soprattutto positiva è la partecipazione degli studenti del Gagini che fungono da tutor a questi ragazzi, quindi la crescita, l'interscambio è reciproco e i due ambienti di normalità e di diversità vengono a contaminarsi in un percorso positivo di crescita per i ragazzi.